Rocco Russo, ex dirigente dello Spezzacalcio. Rocco, ci siamo sentiti qualche mese fa, quando Spezza era in Serie A, si pensava che potesse essere un campionato molto difficile. Ecco, a qualche mese, che campionato stai vedendo dello Spezzacalcio? Innanzitutto ciao, grazie per l'invito e un saluto caloroso a tutti i tifosi spezzini. Ma come hai detto tu, è un campionato direi strepitoso. Ecco, non ho assolutamente timore ad usare questo come voglio dire, il termine. E sfido chiunque a pensare all'incontrario. Secondo me c'erano pochi addetti ai lavori che avrebbero immaginato un campionato di questo tipo. Quindi ripeto quello che avevo detto l'ultima volta: secondo me un ottimo campionato, i punti che abbiamo attualmente, lo sai, che uso. Mi sento sempre parte di questa società, ma soprattutto adesso sono, come voglio dire, tifoso, ecco, spezzino. E quindi secondo me i punti ci stanno tutti perché abbiamo dimostrato di fare un calcio innovativo e quindi non da ultimi, cioè non da zone per come voglio dire salvarsi. Quindi ritorno a fare i complimenti all'allenatore, ai calciatori, allo staff e alla società vecchia e anche a quella attuale. Ecco, facciamo un passo indietro. A sabato una partita, come io dicevo, che è la partita più difficile di queste nove che doveva essere, con il Crotone, come si è dimostrato, perché il Crotone può dire che è ultimo in classifica, però ha giocato un'ottima partita. Che partita hai visto e che squadra, che giocatori poi hai visto mentalmente? Ma concordo su quello che sulla tua analisi, sono pienamente d'accordo. Lo si sapeva, Crotone sì, è ultimo, però ha comunque sempre espresso una tipologia di gioco di un certo tipo. È una partita importantissima averla vinta. Anche se all'ultimo direi che ha condannato, secondo me, quasi il Crotone alla retrocessione. È uno scontro diretto dove però è stato affrontato bene perché aver subito preso gol, cioè aver subito gol, poteva comunque dare una come voglio dire, botta mentale. Invece questi calciatori, questo allenatore è già da tantissimo tempo che dimostrano che hanno quella mentalità e non solo la mentalità per poterci salvare. Occorre soprattutto questo, cioè per poter in una Serie A che comunque esprime il campionato italiano valori medio-alti a livello europeo, ci vogliono queste caratteristiche. E lo Spezia ce le ha, perché le amo e le ha fatte vedere in questo splendido percorso, avendo comunque anche momenti e ci sta di difficoltà, però ne è sempre venuta fuori bene, ma soprattutto come abbiamo sempre detto, come ho anche detto io, dimostrando sempre una impostazione di, come voglio dire, gioco chiara,
con determinate caratteristiche. E questo poi abbiamo comunque visto che alla fine paga. Ecco Rocco, tu quando eri in società c'erano dei giocatori che ora sono in prima squadra che erano nel settore giovanile, tipo Vignali, tipo Maggiore. Ecco, ti aspettavi loro due ritrovare qualche anno dopo in prima squadra, con poi dentro anche Bastoni, perché poi c'è anche Bastoni ora, ritrovare in prima squadra e fare così bene? E addirittura arrivi anche in nazionale perché Under 21 c'hai due giocatori. Ma guarda, su questi tre giocatori sicuramente bisogna comunque fare i complimenti. Secondo me, oggi insomma, parlano tutti perché comunque essendo anche, come voglio dire, Spezzini, quindi so benissimo che cosa vuol dire per un calciatore, ma anche per un tifoso avere dei calciatori Spezzini che sono cresciuti nel settore giovanile e comunque anche loro, a mio avviso, sentono questa responsabilità ancora maggiore perché rappresentano ancora di più il popolo, come voglio dire, spezzino. Vignali, mi ricordo che venne qui a Reggio Emilia un anno come voglio dire, prestito in serie C e non giocava, cioè non era titolare, come dire, fisso. Gli altri, secondo me, avevano già qualcosa in più di lui, invece oggi vediamo che tutti questi calciatori giovani che giocano in pianta non gli è stabile. È perché dietro c'è sicuramente un lavoro sia degli allenatori, ma soprattutto c'è una loro crescita professionale, cioè c'è la quotidianità. Un giocatore si migliora quando si applica durante gli allenamenti, quando segue quelle che sono le direttive che l'allenatore gli dà. Quindi complimenti sia all'allenatore, ma complimenti anche a loro che ci hanno, come voglio dire, che ci hanno creduto, ma che soprattutto hanno lavorato. E quindi questi risultati loro personali non è che sono arrivati per caso. Dietro c'è un lavoro specifico di, come vuol dire, crescita. E questo per un professionista non è poi così, come voglio dire, scontato. Assolutamente. Vediamo calciatori che hanno talento, ma che non arrivano in Serie A, ma non arrivano perché eventualmente fanno una vita un po' disordinata durante la settimana. Quindi Ecco. oggi il calcio a questi livelli devi essere perfetto, devi essere perfetto in Ecco, tutto. Rocco, parliamo anche ancora di tu sei un dirigente che fai anche tifoso, soprattutto in questo momento fai tifoso, hai seguito tutte le partite, tutte le 30 partite, perché quando ne puoi guardare in diretta te le registri, te le guardi. Ecco, da te voglio dei nomi che ti sono piaciuti e quei qualcuno che non ti è piaciuto. E poi un'altra cosa, prima si parla soltanto di giocatori che non si vogliono tornare da Spezia, adesso si parla anche di dirigenti che non si vogliono tornare da Spezia. Cosa c'è a Spezia che alla fine poi anche dirigenti e giocatori vogliono rimanere? Parto dall'ultima tua, voglio dire, domanda. È naturale che voglio dire, Spezia è particolare, no? Anche l'inno che fu fatto nell'anno quando c'ero io, l'inno cita questa è Spezia, che ne dici? Quindi bisogna viverla. Bisogna vivere come voglio dire, città,
bisogna capire la mentalità, perché quando si va a casa degli altri bisogna capire il territorio, la mentalità, i tifosi, l'attaccamento che i tifosi hanno verso questa maglia, importante, e quindi dovrei stare qua a raccontarti co cose che non finirebbero mai. E quindi Spezza, capisco benissimo i dirigenti, gli allenatori che non vogliono andare via. Perché? Perché è una città dove si vive bene e per quello che ho detto prima, cioè è una città che ti dà tanto, che ti trasferisce tanto e che comunque vuole tanto, perché è una piazza esigente. Sull'altra ti dico, guarda, a me quello che è piaciuto di più è il collettivo. Quindi te la giro un po' in questo modo. Io penso che la forza di questa, come voglio dire, squadra è il collettivo. C'è la giornata che magari c'è quel giocatore che ti dà meno, ma subentra l'altro. Ma soprattutto abbiamo visto un'altra cosa, ed è per questo che io dico che la grande forza di questa squadra è il collettivo, perché comunque quando mancava qualche calciatore, se ci ricordiamo, eravamo la società che ha impiegato più giocatori della, come voglio dire, rosa, e quindi questo è sinonimo, cioè poi le cose si vanno ad incastrare, quindi è la dunque squadra. Io, come ho detto prima, sono particolarmente contento per i giocatori, come voglio dire, Spezzini, perché comunque so che cosa vuol dire per loro essere Spezzino, indossare quella, voglio dire, maglia, ma lì ci sono anche giocatori che sono stati in Cuba Ferrovia, quindi per me la grande forza è il collettivo. Ecco, mancano 8 partite, si può bastare 4 punti per la salvezza, 36. Secondo te lo Spezia cosa può fare? Partendo Ma già da domenica secondo me lo Bologna. Spezia, adesso tocchiamo ferro, tocchiamoci tutto, ma penso proprio che ci debba essere un tracollo. E penso che questa, voglio dire, squadra continui con questo ritmo, me lo auguro, e ne sono anche convinto. Abbiamo un calendario comunque dove andiamo ad incontrare quelle che sono là in alto, qualcuna la incontriamo in, come voglio dire, casa, finiamo con l'ultima In casa con la Roma. Roma, e quindi abbiamo determinate partite perché dobbiamo ancora incontrare, vabbè, Bologna, Inter, Genova, Verona, Napoli, Sampdoria, Torino e Roma, ma ricordiamo che qualche altra grande è caduta a Spezia, e quindi ci possiamo anche togliere qualche altro divertimento, però penso che con 4-5 punti i giochi siano comunque fatti. Ma io comunque sono abituato a pensare sempre in positivo, perché no? Sono anche convinto che oggi sì, dobbiamo guardare dietro con una certa tranquillità, ma possiamo anche toglierci qualche altra soddisfazione. Ecco, che partita troveremo domenica, che Bologna troveremo domenica a Bologna. È una partita comunque difficile, come poi tra l'altro sono tutte le partite. Bologna comunque ha dimostrato di avere un'ottima rosa, anche loro hanno comunque proposto sempre un buon calcio, quindi anche loro hanno diversi giovani molto interessanti, e quindi io prevedo una partita comunque difficile, che però affronteremo nel modo giusto.
come abbiamo fatto in questo campionato. Grazie Una partita mille. che non è facile, però io ho molta fiducia. Grazie mille. Grazie a te, sempre della tua disponibilità e forza Aquile. Grazie.